Ok, bene. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Enrico, sono un dottore agronomo e insieme ad altri membri del CIRF mi sono occupato di quello che è stato uno studio sulla vegetazione del Cecina finalizzato a definire degli indirizzi gestionali. Quindi non si tratta di un vero e proprio studio sulla vegetazione e sullo stato ecologico del fiume, bensì una caratterizzazione della vegetazione funzionale all'individuazione di quelle che sono le criticità da risolvere con la gestione. Faccio una brevissima carrellata su quello che è il ruolo ecologico della vegetazione riparia. Sono concetti abbastanza noti alla maggior parte di voi, però perché è importante gestire con attenzione la vegetazione riparia e perché è importante cercare di mantenerla nel suo stato migliore? Perché gran parte delle specie animali che vivono lungo il corso d'acqua sono in qualche modo legate alla vegetazione ripariale come habitat, come fonte di nutrimento, come rifugio e quindi. Di fatto un fiume privato di una buona fascia ripariale ha indubbiamente dei problemi a svolgere la sua funzione ecologica. La vegetazione ripariale ha il ruolo importante di essere un corridoio ecologico, questo nella Val di Cecina è ben evidente anche dal foto satellitare come la valle sia in alcuni tratti completamente coltivata e di fatto l'unica fascia di vegetazione più o meno naturale che la fauna può percorrere per spostarsi nel territorio sia proprio la fascia ripariale lungo il fiume. È appunto un input di biomassa per le reti trofiche fluviali, è un filtro che si frappone fra il corso d'acqua e le aree coltivate circostanti, svolge l'importantissimo ruolo dell'ombreggiamento che in un corso d'acqua che subisce le forti magre come il Cecina è fondamentale per evitare che l'acqua raggiunga delle temperature eccessivamente elevate, migliora i suoli che costituiscono le sponde e diversifica appunto l'alveo e gli argini, in che modo? Agendo anche poi come trattenuta dei sedimenti, come diversificazione dell'erosione e in qualche maniera influisce su quelli che sono i fenomeni di mobilità fluviale, diversificando la morfologia d'alveo. Questo è semplicemente uno schema che riassume quanto ho già in parte introdotto, quello che mi interessa rimarcare è appunto che i due principali effetti che vengono associati sempre alla vegetazione sono il potenziale di aumento di rischio di esondazione collegato alla presenza di vegetazione da un lato e dall'altro lato l'effetto di stabilizzazione delle sponde. Questi due concetti possono essere ampiamente discussi e non c'è il tempo adesso di farlo, però di fatto la vegetazione aumenta il rischio di esondazione localmente perché aumenta la scabrezza dell'alveo e quindi a parità di portata i livelli idrici sono maggiori in presenza di alvei vegetati. È fonte di materiale legnoso che può creare delle occlusioni, specialmente in sezioni critiche come i ponti, quindi la presenza di vegetazione può comportare un aumento del rischio che i terreni circostanti il fiume vengano allagati. Dall'altro lato, la presenza di vegetazione radicata sulle sponde, sulle scarpate spondali o in alveo, di fatto, grazie alla presenza degli apparati radicali, si oppone a quello che è il fenomeno dell'erosione laterale e dell'erosione del fondo. Il fiume e la vegetazione sono due dinamiche che interagiscono. Di fatto, la vegetazione presente in alveo è fortemente influenzata dalle dinamiche idrologiche e geomorfologiche del corso d'acqua. E viceversa, la morfologia fluviale può essere, almeno per quello che riguarda le portate di piena ordinaria, fortemente influenzata dalla presenza della vegetazione. Di
banalizzando estremamente quelle che possono essere le tipologie di vegetazione che si riscontrano in tutti i corsi d'acqua, noi abbiamo delle fasi pioniere al legno tenero, che solitamente sono le fasi di vegetazione che si trovano nell'alveo attivo, quindi dove le perturbazioni sono ricorrenti con frequenza inferiore all'anno e quindi la vegetazione non riesce ad affermarsi e ad evolvere, ma rimane ad uno stadio sempre iniziale, appunto pioniero. Poi vi sono le fasi transitorie, che sono le fasi intermedie, solitamente presenti nelle aree che vengono allagate con minore frequenza e che quindi vengono perturbate con minore frequenza, per poi andare sulle fasi mature a legno duro, in quelli che sono i terreni solo occasionalmente e molto raramente interessati dalle piene. Le fasi mature a legno duro sono quelle più rare da trovare su tutto il territorio nazionale e anche nel Cecina, perché di fatto solitamente queste aree del territorio limitrofo al fiume sono aree che vengono coltivate o comunque adibite ad altri usi che non sono quello della forestazione. Un po' in tutti i corsi d'acqua d'Italia e anche nel Cecina si riscontrano delle problematiche, in parte già trattate negli interventi precedenti, che riguardano le alterazioni che i nostri corsi d'acqua subiscono, sia da un punto di vista dell'idrologia, sia da un punto di vista proprio di impatti diretti dell'uomo, quali interventi a volte inopportuni e introduzione di specie aliene che poi vedremo comportano una forte alterazione, un forte disturbo a quella che è la qualità della vegetazione ripariale. Le conseguenze appunto sulle fasce ripariali sono cambiamenti nella composizione specifica, la senescenza precoce dei popolamenti e ad essa associata l'evoluzione seromorfa delle stazioni. Questo di fatto, spiegandolo in due parole, quando un corso d'acqua vede abbassarsi il suo alveo a causa dell'incisione, quelle che erano zone golenali prossime alla falda e frequentemente inondate e quindi umide, tendono a diventare sempre più sconnesse dalla falda acquifera, sempre più aride, e quindi la vegetazione che un tempo ci vegetava rigogliosa tende a entrare in sofferenza, a degradarsi e tende a venire sostituita da specie più adattate ad ambienti più aridi. Veniamo a quello che abbiamo fatto rapidamente. Il corso d'acqua è stato diviso in tratti che avessero una sorta di omogeneità in quelle che erano le peculiarità principali riguardanti sia la morfologia che la vegetazione. È una suddivisione molto grossolana che chiaramente non può essere vista come una suddivisione di unità gestionali, ovvero non andrei mai a dire di attuare un trattamento omogeneo sull'intero tratto, compreso fra il punto A e il punto B, ma gli indirizzi gestionali che sono stati sviluppati alla scala di tratto. Poi chiaramente gli interventi devono essere, laddove necessari, molto più localizzati e contenuti. Una rapida carrellata, quindi partendo da monte, il primo tratto parte dalla strada provinciale delle Valli del Pavone, dal ponte fino al ponte della Spineta, quindi strada provinciale di Monte Guidi, poi si scende dal ponte della Spineta alla confluenza con il Possera e qui si include anche il tratto in forra di particolare pregio naturalistico. Il terzo tratto è compreso fra la confluenza con il Possera e l'abitato di Ponte Ginori, e qui è incluso anche il SIC. Dall'abitato di Ponte Ginori alla confluenza con il torrente Sterza è il tratto successivo. Dopodiché, dalla confluenza con lo Sterza si va alla traversa dei Capitani, e vedete come scorrendo verso valle si vede come il corso d'acqua piano piano tenda a restringersi e quindi ad accentuare quelli che sono i problemi legati all'incisione. E questo si vede anche
da un punto di vista proprio vegetazionale. Il tratto terminale appunto va dalla Traversa dei Capitani fino alla Foce ed è stato diviso in tre sottotratti che hanno caratteristiche leggermente diverse che vanno appunto a vedere piano piano diminuire la naturalità del corso d'acqua, perché poi si entra anche nella zona più antropizzata e più urbanizzata del bacino. Questo è semplicemente un esempio di quelli che sono la descrizione che è stata data di ciascun tratto e gli indirizzi gestionali, quindi sono di fatto delle note, la riporto in slide per chi poi volesse andarsi a rivedere la presentazione, e sono state individuate delle tipologie di unità vegetazionali. In questo caso vi riporto l'esempio del pioppeto a pioppo nero, che è una delle tipologie più ricorrenti lungo l'intera asta del Cecina, per la quale sono state individuate le funzioni prevalenti, il valore ecologico e le misure gestionali, in modo estremamente schematico. Poi chiaramente questi sono da intendersi come indirizzi gestionali che vanno poi contestualizzati ai singoli interventi e alle singole problematiche a una scala più localizzata. Come criteri di gestione ci tenevo a fare un po' il punto su quella che è la modalità di gestione, la modalità di intervenire che il CIRF promuove da tempo e che promuove anche sul Cecina, tenuto in considerazione anche le caratteristiche del corso d'acqua e della vegetazione presente. I trattamenti che vengono effettuati con la finalità di ridurre la scabrezza sono di fatto da contestualizzare ai territori in cui vengono messi in atto. Mi spiego meglio. Il corso d'acqua può avere la necessità di vedere ridurre la scabrezza laddove l'esondazione del corso d'acqua stesso, in quel punto dove si vuole ridurre la scabrezza, provoca danni a cose o a persone. Questo non è sempre univoco, ovvero quello che io vado a risolvere come criticità idraulica in un tratto agricolo potrebbe ripercuotersi negativamente nei tratti abitati di valle. Per cui fare degli interventi per aumentare l'officiosità idraulica in tratti del corso d'acqua ubicati in zone coltivate agricole potrebbe essere addirittura peggiorativo da un punto di vista idraulico per quello che succede a valle. E visto che proprio nella valle del Cecina gli abitati principali sono ubicati alla foce del bacino, di fatto nel tratto terminale, gli interventi che vadano a ridurre la scabrezza, quindi interventi atti a migliorare la capacità di trasporto delle portate verso valle, potrebbero essere controproducenti. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire attenzione a parlare di interventi che vadano a migliorare l'officiosità idraulica lungo l'intera asta del corso d'acqua. Tra l'altro, quando si tratta di corsi d'acqua ad elevata naturalità come il Cecina, ci possiamo anche porre un'altra domanda, e cioè: l'intervento che io vado ad effettuare sulle sponde è effettivamente migliorativo per quello che riguarda la capacità di trasporto del corso d'acqua? Vale a dire, per corsi d'acqua stretti, sicuramente la scabrezza delle sponde, qui entro un pochino nel tecnico, però spero con questi schemi e usando una terminologia abbastanza semplice di essere comprensibile per tutti. Quando io vado ad agire sulla vegetazione di sponda, io di fatto vado a modificare principalmente la scabrezza di quelle che sono le scarpate sponda, le aree laterali dell'alveo. Le aree laterali dell'alveo, in alvei estremamente larghi come quello del Cecina, almeno del Cecina medio-alto, contribuiscono in modo estremamente limitato alla capacità di trasporto, alla capacità di smaltimento delle portate dell'intera sezione.
Per cui io potrei andare ad aggredire e a depauperare le fasce ripariali pensando di migliorare in modo significativo la capacità di smaltimento delle portate del fiume, quando in realtà magari agisco in modo estremamente marginale su questo aspetto. Questo è semplicemente un piccolo grafico di uno studio pubblicato in Inghilterra già molti anni fa, in cui di fatto si dimostrava come quando il rapporto fra la larghezza e l'altezza dell'alveo è maggiore di 10, ovvero quando l'alveo è più di 10 volte più largo di quanto è profondo, e il cecina in molti posti, in molti tratti, ha questa caratteristica, la portata che interagisce in qualche modo con le sponde, che quindi può essere affetta in modo significativo dalla presenza di vegetazione, è inferiore al 5% della portata totale che transita all'interno di quella sezione. Quindi io vado poi ad attuare degli interventi che, da un punto di vista del miglioramento dell'officiosità idraulica, sono estremamente limitati, ma da un punto di vista ecologico possono avere degli impatti gravi e anche irreversibili. Diverso è il discorso dell'hardwood, ovvero il legno morto, specialmente il legno morto di grandi dimensioni, può essere fonte di rischio, sebbene in tutti i tratti dove può essere rilasciato sia importantissimo rilasciarlo per l'effetto ecologico, per il ruolo ecologico che ha questo legno, in quanto appunto proprio all'interno dei tronchi che si degradano in alveo si sviluppa poi tutta una catena trofica che parte da lì e che va ad alimentare poi tutta la fauna anche superiore, quindi anche i pesci e gli uccelli. E oltre a quelli che sono gli effetti, come si può vedere anche in queste foto, sulla morfologia fluviale, perché poi un tronco che rimane incastrato in alveo provoca lo scavo localizzato, e quindi si creano delle pozze, si creano dei rifugi, si creano delle zone dove poi anche gli habitat diventano più ricchi e diversificati. Il legno morto spesso non arriva dalle sponde, bensì arriva da aree ben precise, che sono una piccolissima percentuale della lunghezza totale del tratto su cui si pensa di agire con gli interventi di manutenzione. Perché magari gran parte degli alberi che troviamo in alveo provengono da due o tre grandi aree in frana. Queste sono foto scattate lungo il Cecina, per l'appunto, in cui i versanti sono instabili, sono direttamente connessi all'alveo, e in caso di frana, appunto quando gli alberi cadono insieme al terreno, finiscono in alveo e poi noi li andiamo a trovare incastrati sotto un ponte e puntiamo il dito contro la vegetazione ripariale, quando in realtà magari la vegetazione ripariale, se ha fatto qualcosa, è stato proprio l'opposto, cioè è stato trattenere questi tronchi o parte di questi tronchi, impedendo che questi finissero tutti verso valle. Allora, nella gestione del legno morto, e quindi nella riduzione di quelli che sono i volumi di legno che possono finire in alveo, che possono poi andarsi a incastrare in sezioni critiche, di fatto la gestione può limitarsi al taglio di tutte quelle piante che potenzialmente possono essere soggette a cadere in alveo e ad essere reclutate dalle piene. Quindi, di fatto, quando si parla di tagli selettivi finalizzati alla riduzione dell'hardwood, si dovrebbe agire solo su quelle piante che mostrano evidenti propensioni a cadere in alveo. In tutti gli altri tratti si può pensare senza rischiare di essere accusati di nulla facenza, si può pensare a quello che è il concetto di cure minime o di non intervento, ovvero il Cecina è un corso d'acqua che in molti tratti si presta a essere semplicemente monitorato ed eventualmente gestito
in quei punti dove ci sono delle criticità localizzate, come potrebbero essere le zone limitrofe ai ponti o ai manufatti da mantenere, ma tutto il resto dell'asta fluviale potrebbe essere lasciata all'evoluzione naturale, perché di fatto non sussistono gravi criticità. Quindi il concetto deve essere quello di non intervenire necessariamente a tutti i costi, ma monitorare, quindi andare spesso sul corso d'acqua, redigere dei report, raccogliere le segnalazioni, avere ben chiaro lo stato del corso d'acqua e della vegetazione che vi cresce, ma non necessariamente intervenire in modo sistematico sull'intera asta fluviale. Chiaramente interventi importanti sono quelli localmente, dove ci sono localmente delle problematiche. Questo è uno dei ponti che attraversano il Cecina. Qui chiaramente è necessario un intervento di taglio della vegetazione, di taglio raso della vegetazione, però si potrebbe limitare a una zona di qualche centinaio di metri fra monte e valle del ponte, insomma, senza pensare di dover intervenire su chilometri di corso d'acqua. Alessandro, Sempre. prova a velocizzare un pochino. Sì, scusami. Vai, vai. Sempre nella riduzione dell'Arch Wood, intervenire a tappeto su ampi tratti del corso d'acqua, pensando di ridurre in questo modo il carico di Larch Wood, potrebbe essere del tutto inefficiente. Perché? Perché percorrendo il Cecina è abbastanza evidente vedere come il Larch Wood venga da aree ben precise. Non tutto il corso d'acqua produce tronchi che poi vengono trasportati dalle piene verso valle. Ci sono delle zone ben precise che sono abbastanza facilmente individuabili come scarpate spondali in erosione, sulle quali cresce vegetazione che viene periodicamente abbattuta e reclutata. Quindi sarebbe sufficiente agire su queste aree o rimuovendo la vegetazione con dei tagli di ceduazione, lasciando gli apparati radicali in loco, o laddove la mobilità fluviale non sia ammissibile, con delle difese spondali. Altra metodologia è quella di lasciare delle zone ampie in cui il corso d'acqua possa divagare, e possa divagare con tiranti bassi, perché laddove la piena può divagare con tiranti bassi, questa perde la capacità di trasportare grandi tronchi che tendono a spiaggiarsi, ad arenarsi, potrebbero poi eventualmente venire raccolti comodamente senza neanche dover entrare all'interno dell'alveo di magra. Quello che dicevo appunto era anche che intervenire a tappeto sulla vegetazione ripariale può ridurre la capacità di naturale ritenzione dell'Archwood e quindi anche peggiorare la situazione, ovvero aumentare la quantità di Larch Wood che può arrivare a valle, perché popolamenti stabili, arborei, possono fungere davvero e proprio pettine per la vegetazione fluidata e quindi ridurre poi la quantità di materiale che va verso valle. Nei SIC, qui vado veloce, semplicemente deve essere preso in considerazione sempre per legge il principio di non deterioramento e quindi è importante interfacciarsi con i piani di gestione dei SIC e vedere lì dove sono le indicazioni gestionali per non degradare, non depauperare quelli che sono gli habitat di direttiva. Un tema enorme è quello delle invasive, che per fortuna sul Cecina non sono diffuse sull'intera asta fluviale, ma solo nella parte bassa in modo importante, ma che comunque l'invasive è fortemente legato al tema degli interventi, perché interventi che non tengano conto delle dinamiche ecologiche di propagazione delle specie invasive vanno sicuramente nella direzione di propagarle. Su questo abbiamo dato delle specifiche disposizioni all'interno degli indirizzi gestionali, perché spesso è proprio la gestione della vegetazione ripariale che favorisce e diffonde le specie invasive a scapito delle specie autoctone e porta poi a una maggiore necessità di gestire questi popolamenti di specie invasive. Ho riportato semplicemente una foto qui che illustra quelle che sono le zone dove è più
difficile e delicato intervenire con la gestione della vegetazione, e sono quelle zone dove non c'è un 100% di specie invasive, in questo caso Arundodonax, ma le specie invasive sono frammiste alle specie autoctone. Ecco, se qui si intervenisse in modo intenso su questo popolamento, in modo intenso, straordinario, una tantum, quello che si avrebbe nel giro di pochi anni è un popolamento monospecifico di specie invasive, che poi richiederà degli interventi molto più frequenti e molto più onerosi. Quindi su questi scenari bisogna avere particolare attenzione. Quindi in sintesi è importantissimo capire quali sono le dinamiche del corso d'acqua e della vegetazione, diversificare per quanto possibile gli habitat e quindi gestire la vegetazione anche in quest'ottica, cercare di ottenere popolamenti ad elevata stabilità che possono appunto fungere anche da naturale ritenzione del trasporto di legname. Le alloctone devono ovviamente essere controllate, ma la loro gestione deve essere contestualizzata. E quello che si dice anche per i sedimenti, si può dire anche per la vegetazione, che gli interventi devono essere pianificati a scala di bacino e a scala pluriennale. E potrebbe essere presa in considerazione, laddove ci fossero risorse, pensare ad interventi sulla vegetazione che non mirino necessariamente all'officiosità idraulica o alla riduzione del legno morto, ma magari proprio al miglioramento delle cenosi stesse. E quindi andare anche in una direzione non solo di mantenere, ma anche di riqualificare e migliorare l'intero corso d'acqua. Grazie. Grazie Alessandro. Quest'ultima cosa che hai detto rispetto ad una manutenzione non rivolta solo all'ufficialità idraulica è anche contenuta nella 1315 del 19, ovvero la manutenzione non è più individuata solo per questa tipologia di problemi, ma anche per il miglioramento delle cenosi ripariali. Quindi siamo perfettamente in linea con quello che viene detto, anche se sappiamo che la 1315 ha dei pro e dei contro abbastanza importanti. Se ci sono delle considerazioni da fare, le farei rapidamente in modo da passare poi ad un altro argomento. Rispetto a questo vedo che magari alla fine tiriamo un pochino più le fila. Io in questo contesto vorrei ringraziare il Consorzio di Bonifica che ci ha dato la possibilità di effettuare questo studio che si è protratto nel tempo, ma che secondo me adesso risulta molto utile per andare avanti nel processo del contratto di fiume. Per cui insomma ci saranno poi degli sviluppi ulteriori e il documento definitivo verrà affidato appunto nelle mani del consorzio che poi lo utilizzerà sicuramente nella migliore delle maniere. Passerei a questo punto la parola ad Andrea Goltara e facciamo un salto nel senso dallo studio geomorfologico e di approccio alla gestione vegetazionale, passiamo ad un discorso più ampio sugli invasi e sulla gestione di bacino, proprio per affrontare la problematica relativa alla progettazione preliminare e alla fattibilità dell'invaso. Lascio quindi la parola all'ingegnere Andrea Goltara, nostro direttore. Grazie Laura.